Buongiorno, David Mazzoni, tenore. Davide, io fra poco ti farò subito cantare per far sentire a chi ci segue da casa la tua voce. Voglio solo dire, presentarti brevissimamente. Non si tratta di un figlio d'arte, non si tratta di una persona che ha fatto il classico percorso di conservatorio, corsi, eccetera. Si tratta di una persona normale, con un lavoro normale, ma con una passione considerevole, a tal punto da trovarti qui oggi in veste di tenore. Brevissimamente, come si alimenta questa passione nel quotidiano, quando si è travolti a volte dalla macina del lavoro, delle cose normali che capitano tutti i giorni? Quando una cosa ti piace, quando ci tieni particolarmente, il tempo lo trovi. E quindi si alimenta giorno per giorno con l'esercizio, e quando vedi dei risultati poi c'è tutta la forza per andare avanti e la stanchezza non la senti. E allora vogliamo sentire che la tua voce non è stanca, allora io ti invito ad andare alla esibizione, perché adesso David Mazzoni ci canterà Granada. Pronto. David Mazzoni. Grazie. Se vuelve gitano quando es para ti mi canto. Granada, Manola cantada, en coplas preciosa. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragrancia que le diera marco a la Virgen morena. Granada, sangre del sol. De rosas de suave fragrancia le diera marco a la Virgen morena. Sangre del sol. ¡Ale! ¡Bravo! Grazie. Grazie, David Mazzoni, prego, prego, accomodati qui da noi. Noi ci dobbiamo ancora riprendere, insomma, da questo energico risveglio mattutino. Io mi prendo un secondo per ringraziare al pianoforte che ti ha accompagnato, Chiara Sella. Chiara, grazie. A cui facciamo un applauso perché noi da qui. Anche lei. Allora, noi, David, prima abbiamo introdotto brevissimamente la tua storia, adesso che abbiamo un pochino più di tempo raccontiamola anche a chi ci segue da casa. Abbiamo detto un lavoro normalissimo, operatore ecologico in quel di Ancona, e però con una passione che non sta zitta e non si ferma. Una passione nata tanti anni fa, con il primo gruppo facevamo jazz e così, poi si è scoperto andando avanti che c'era questa... questo pallino, era nascosto lì, questa lirica, e seguendo vari consigli ho cominciato a studiare seriamente, e step by step siamo arrivati, insomma, ad esibirmi in Italia, all'estero, e ha preso campo molto bene, insomma, siamo qua. C'è stato un momento particolare, che è stata un'esibizione in un noto programma televisivo, che ti ha dato, credo, anche al di là insomma del visibilità al grande pubblico, ma anche un riconoscimento. Uno cerca di coltivare le proprie passioni, ma poi quando
sente anche l'approvazione da parte di chi sta intorno, si sente anche, credo, più incoraggiato ad andare avanti. Soprattutto dopo quell'anno molto difficile che avevamo passato, è stato un ottimo rilancio, mi sono fatto apprezzare dal grande pubblico, dai grandi numeri e poi anche da gente del settore, quindi è stato una botta di vita, come possiamo dire, insomma. Una cosa anche, diciamo, da sottolineare, il fatto che la tua passione naturalmente era conosciuta, non era sconosciuta ai tuoi colleghi, alle persone che lavoravano certo. con te. Anzi, sono stati loro i primi, in qualche modo, ad agevolarti quando per te c'è stato il momento di fare un passo in più e di misurarti certo. con la tua passione. Sì, sì, l'idea di portarli con me, che prima di essere colleghi, quelli erano amici, quindi ti ha dato tutta quella tranquillità, quella forza... Anche di prendere la cosa con lo spirito giusto, no? Che è la giusta voglia di divertirsi, ma anche comunque di dimostrare il lavoro fatto, insomma, il lavoro svolto che ha portato dei risultati. Anche lavorativamente, quindi, insomma, hanno cercato di agevolarti il più possibile per riuscire ad andare avanti. Quello sempre, anche quando mi agevolano sempre, anche quando ci sono concerti, tournée, insomma, mi vengono sempre molto incontro. Al tempo stesso, tu hai... dei bambini che naturalmente ti hanno visto, percepito, insomma, perché sì. uno è molto piccolo, insomma, vedendoti in televisione, e loro che percezione hanno? Leonardo, il piccolo di 2 anni, o mi vede in TV o mi vede in casa che canto, per lui è sempre una grande festa, è un motivo per sbattere, per tenere il tempo. Lilian invece ha 6 anni, quindi... E lei è stata felicissima, si è imparata a memoria Luce van le stelle di Tosca, l'aria che ho cantato in finale... È stata una grande soddisfazione, poi ancora la sa, quindi lei è una bilingue, noi abbiamo una casa in Repubblica Ceca, una qua, e sapere tutto questo linguaggio manzoniano dell'Ottocento, che me lo sa a memoria, a tempo, vuol dire che mi ascolta, insomma. Non è roba da poco. Allora, Antonella, che dici? Noi che ci svegliamo presto al mattino... Beh, diciamo che è ora di svegliarci in qualche esatto. modo. E allora ti vogliamo chiedere di approfittare della tua voce per ascoltarti con Nessun Dorma. Prego, David Mazzoni. Grazie. Tua fredda stanza, cuore di le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me. Nessun saprà, no.
grazie. Complimenti a Davide Mazzoni e grazie ancora a Chiara Sella che ti ha accompagnato al pianoforte stamattina. E abbiamo il tempo di ricordare anche una cosa importante che hai fatto, portare la lirica laddove c'è bisogno anche di aiuto. Stiamo parlando di bambini malati, stiamo parlando di Ancona. Che cosa è successo? Sappiamo che c'è un bambino in particolare a cui hai portato la lirica. C'era questo giovane ragazzo, Gioele, che ha dovuto affrontare un'operazione molto molto dura e durante questa operazione hanno scoperto che c'erano altri problemi. E ora si sta riprendendo alla grande, spero mi stia guardando, mi arrivano sempre buone notizie. Lui è un grande amante della lirica, nonostante la giovane età, ne sa più di me sinceramente. E lo sono andato a trovare, abbiamo fatto questa sorpresa, ho fatto questo concerto vestito da infermiere, ha gradito moltissimo, siamo diventati grandi amici, ci sentiamo sempre. E allora lo salutiamo anche noi questa mattina. Ciao, Gioele, se ciao, ci sta guardando, così ti aspetto, come salutiamo ti aspettiamo anche tutti. E il tuo piccolo Leonardo e la tua famiglia che ci sta seguendo, certo, facendoti gli auguri più grandi possibili, sperando di averti qua presto di nuovo. David Mazzoni, grazie. Grazie mille a voi. Grazie per essere stato con noi.